e si può dare una mano e cambiare delle cose importanti per la vita delle persone. Ed è una ricompensa grandissima, ne sono molto entusiasta, molto onorato e contento di poterlo svolgere. Ma non si fa da soli, c'è bisogno di una squadra. E una squadra combatte tutti i giorni per ognuno di questi centimetri da guadagnare sul campo. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti questi centimetri, il totale del lavoro di ognuno di noi farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. E per vincere dovremo avere il coraggio di guardare il compagno che abbiamo accanto, guardarlo negli occhi. Io sono scommesso, sono sicuro che tra di noi, in questa squadra di lavoro, vedremo uomini e donne che si sacrificheranno volentieri per la squadra, consapevoli del fatto che quando sarà il momento, ognuno, parte di questa squadra, farà lo stesso per gli altri. Questo è essere una squadra. O risorgiamo adesso insieme come collettivo o saremo tutti sconfitti individualmente. Un dito è veramente molto debole e può piegare una persona, una mano, cinque persone più tutte le altre che hanno dato la disponibilità. La mano serve sia per lavorare sia per essere insieme. Con tre parole fondamentali che sono il cervello, l'intelligenza di capire quello che si può fare, quello che non si può fare, il coraggio di osare, di non guardare in faccia a nessuno ma solo al bene pubblico, ma la parola più importante secondo me è la terza C, che è il cuore, è la passione. E sono sicura che tutte queste persone saranno fondamentalmente persone appassionate di politica, ma è fondamentalmente appassionate della loro città. Grazie e noi iniziamo alle 3:30 con la prima riunione di giunta. Il 30 alla fine di questo mese ci sarà il primo consiglio comunale. Quindi poco a poco stiamo prendendo il ritmo, la macchina accesa, la marcia è messa, adesso si tratta di lavorare. Grazie a tutti.